Va bene lo stesso, è stata molto simpatica e gentile. Arrivederla e buona giornata. Ciao, io sono Billy Foster e questa è l'ultima puntata della terza stagione di Storie. E sì, amici miei, perché la serie di Storie ritornerà a settembre con la quarta stagione. Quindi vi chiedo gentilmente di attivare la campanellina per rimanere aggiornati per quando uscirà la quarta stagione di Storie, che sarà grandiosa. E fate ovviamente tutto il resto, seguitemi sugli altri social, il like al video e tutte ste robe qui. Ah, ed ovviamente non escludo che possa caricare dei reel per tutto agosto. Chi come me è nato negli anni 80 è sicuramente cresciuto con una sfilza di cartoni animati della Disney. Degli anni 90 sicuramente tra i più ricordati ci sarebbe stato Il Re Leone, ed avremmo scoperto per la prima volta cosa fosse davvero la morte, piangendo per la dipartita di Mufasa, che solo pochi giorni prima avrebbe detto a suo figlio Simba che tutto il territorio illuminato dal sole un giorno sarebbe stato tutto suo, ovvero una lunga distesa di sabbia torrida ed una roccia a forma di pene. Ma io non l'ho mai visto. Abituati ogni anno ad avere un capolavoro Disney, Il Re Leone del 1994, ma nel 1995 sarebbe apparsa una nuova casa di produzione di cartoni animati, ovvero la Pixar, che avrebbe esordito scombussolando le carte in tavola con Toy Story, la storia di giocattoli che si sarebbero animati solo nel momento in cui nessuno li avrebbe visti. Adesso voglio prendere quello là. La modernità di Buzz Lightyear contro il passato di Woody, che sarebbe stato doppiato da un simpatico conduttore di nome Fabrizi e di cognome Frizzi, che sarebbe sicuramente rimasto nei nostri umili cuoricini di infanti per aver donato la sua voce allo sceriffo animato più famoso di sempre. Fabrizio Frizzi però non è solo Woody di Toy Story. Hai un amico in me, un grande amico in me. Sì, perché diverse generazioni avrebbero visto il Fussior Frizzi come un grande amico, anche se non conoscendolo personalmente, e sarebbe riuscito a penetrare come un grissino nel tonno riomare nel cuore di diverse generazioni, a partire dal giovane infante fino alla signora casalinga. E se abbiamo avuto Fabrizio Frizzi, dobbiamo dire grazie ad una persona inaspettata, ovvero Lord Silvio Berlusconi. E voi vi chiederete: com'è possibile questa cosa? Abbiamo visto molti presentatori esordire con programmi per ragazzi per poi divenire delle leggende, come ad esempio Giovanni Mucciaccia, partito da Art Attack e finito per presentare Sereno Variabile. E come peraltro dimenticare il Black Panther italiano Carlo Conti, che avrebbe presentato il mai dimenticato programma Big, probabilmente riferimento all'interno di origine nordafricana delle mutande del buon Carlo, che adesso è a nostra disposizione, ma soprattutto a vostra disposizione. A nostra disposizione invece sarebbero stati numerosi programmi per ragazzi. Nei primi anni 80, con l'avvento della televisione commerciale e del suo grande successo tra il pubblico, la Rai è costretta ad andare di pari passo con la sua diretta concorrente. Credo che non sarei mai entrato in Rai. No, non è uno scherzo. Se non ci fosse stato io, noi siamo arrivati nei primi anni 80. No, perché sennò siamo arrivati nei primi anni 80, e nei primi anni 80 cominciava la concorrenza. Le televisioni di Berlusconi hanno introdotto nel loro palinsesto anche una fascia oraria diretta ai più giovani, e nei primi anni 80 i ragazzi sono ammaliati da una figura carismatica che molti anni dopo sarebbe diventato un acclamato ed amato presentatore, ovvero Paolo Bonolis. Quel programma si chiama Bim Bum Bam. Guarda dunque, Paolo Bonolis ha un viso rassicurante e intelligente, ha come amico un pupazzo di nome Juan e soprattutto riesce a coinvolgere attivamente il pubblico dei più giovani. Anche la Rai capisce che è necessario introdurre nuovi giovani nello scacchiere di risorse umane, e serve gente da cui ti faresti offrire le caramelle, anche se tua mamma ti ha proibito di accettarle, che poi quelle caramelle sarebbero state le Rossana, che molti di voi millantano come gustose, ma ci tengo a dirvi che per me sanno di anziano, come mordere un polpaccio di un ultra ottantenne. Ma noi ovviamente non siamo qui per discutere di quanto il vecchio sia ogni volta meglio del nuovo, anche perché in questo caso non è così. La Rai inizia ad introdurre svariati programmi per ragazzi, ed uno di questi nel 1982 verrà affidato a Fabrizio Frizzi, il tipico ragazzotto della porta accanto, riccioluto e davvero molto affidabile. Quel programma si chiama Tandem e vede partecipare intere classi di scuola superiore affrontando
numerose sfide e giochi. Nel maggio del 1983 vedremo anche partecipare una giovane ragazza del Vaticano insieme alla sua classe. Il suo nome è Emanuela Orlandi, che scomparirà solo qualche mese dopo in circostanze misteriose. Non è possibile. Possibile invece sarebbe stato l'amore che il buon Fabrizio avrebbe incontrato conducendo i programmi per ragazzi, perché durante il programma Pane e Marmellata che conoscerà la sua futura moglie, Rita Dalla Chiesa, figlia del celebre generale che avrebbe sacrificato la vita per la lotta contro Cosa Nostra. Allora adesso io devo trovare la domanda, eccola qua. Fabrizio è 10 anni più piccolo di Rita e questo all'epoca disterà scandalo. Fabrizio sarà praticamente quello che oggi chiamiamo un pioniere del culto delle MILF e sfaterà il mito del VIP che sceglie donna giovane come uomini fighi di greggiana memoria ci avrebbero insegnato anni dopo. È lui o non è lui? Il lui che invece avrebbe fatto decollare la carriera di Fabrizio Frizzi sarebbe stato Michele Guardì, autore Rai, che nel 1988 consegnerà nelle mani del riccioluto presentatore romano il suo primo programma in prima serata. Guardì è alla ricerca di un volto fresco, genuino. Il programma da presentare si intitola Europa Europa, creato in vista della nascita dell'Unione Europea che qualche anno dopo si sarebbe concretizzata. Il programma, attraverso l'intrattenimento, vuole far conoscere agli spettatori le altre realtà del continente europeo con documentari ed ospiti prestigiosi. Dall'Inghilterra Howard Jones, dalla Spagna il Meccano, dall'Italia Luca Carboni, Mia Martini e Gino Paoli, che canterà a bordo. Non prima però di essersi tirato un raspone in camerino per avere la mente sgombra e cantare nel miglior modo possibile. Me le faccio almeno 2 volte al giorno. A mezzogiorno invece di quegli anni su Rai 2 va in onda Mezzogiorno è con Gianfranco Funari a fare da mattatore. La trasmissione però verrà cancellata il 1 giugno del 1990. Funari avrebbe invitato nel suo talk show il segretario del Partito Repubblicano Italiano La Malfa, personaggio sgradito ai dirigenti del Partito Socialista Italiano che all'epoca controllava la seconda rete della Rai. Bettino Craxi alza la cornetta ed indica ai dirigenti di Rai 2: Funari, no! Senza Funari è necessario un nuovo programma per coprire la fascia oraria di mezzogiorno orfana del Gianfranco nazionale. Questo compito verrà affidato a Michele Guardì, che vede appunto in Fabrizio Frizzi la figura ideale per il nuovo programma. Un format molto semplice, l'ambiente è un'accogliente tipica piazza italiana immaginaria, chiamata Piazza Italia, dove si svolgono interviste a personaggi famosi e a persone comuni, con storie di vita particolari e giochi con il pubblico che telefona da casa per accaparrarsi svariati premi, tra cui il temibile vaso cinese, incubo di ogni casalinga italiana. Simo, ma questo però non è lo scambio del testimone. Il programma lancerà definitivamente il Frizzi nazionale, rendendolo un conduttore di successo e che gli permetterà di condurre negli anni successivi trasmissioni amate e premiate con gli ascolti dal pubblico, come Scommettiamo Che e Luna Park. Fabrizio, oltre a fare i suoi interessi lavorando incessantemente, lasciando vacante il posto dei Fatti Vostri, aprirà la strada per una rosea carriera ad altri sventrapapere di un certo livello, come Giancarlo Gigio Magalli, ma soprattutto al nostro eroe Sexy Giletti, che qui vediamo interagire con un cavallo facendolo arrabbiare e sostenendo di avere la pisciarella più grande di lui, per poi farsi sommergere da questi animali qua. Sostituite la O con la I ed otterrete la soluzione. Figa! Le battaglie il signor Frizzi con lo share da quel momento le vincerà tutte, da Scommettiamo Che a Luna Park fino alla kermesse di Miss Italia. Senza volgarità, senza costrizioni di sorta, ma essendo semplicemente se stesso, senza fingere di essere buono o politicamente corretto a tutti i costi. Una persona per bene e fuori dalla vita dello spettacolo sarà lo stesso. Nel 2000 donerà il midollo osseo che servirà a salvare una giovane ragazza di nome Valeria Favorito, che incontrerà anche 10 anni dopo in TV. La mia Valeria, la mia sorellina di sangue. Conduttore puro sangue, e Frizzi con quella naturalezza continuerà il suo grande ed inesorabile successo. Quella genuinità che verrà stroncata solo appunto da altro sangue, quello di un'emorragia cerebrale, da un ictus, mentre registrava uno dei suoi programmi più di successo, L'Eredità. Ovvero quella che ci ha lasciato un uomo buono, da cui dovremmo prendere esempio, perché se proprio dobbiamo morire, almeno che il segno da lasciare sia un
solco che indichi una strada che porti felicità o solo anche un sorriso ad un'altra persona, perché la tragica storia è solo per chi resta e non per chi se ne va. E che ciascuno di noi può essere lo strumento, come quel bimbo, capace in ogni momento di accendere con la sua speranza la fede, la pace e l'amore.